capire che anche quella frazione è stata completamente abbandonata. Quindi non solo Valli, ho fatto un incontro insieme a Linda, quindi non solo Valli, ma anche Cavana, Cavanella, frazioni abbandonate, per arrivare a anche Sant'Anna, abbiamo fatto 2 o 3 giorni fa, e adesso siamo a Cabianca. Io non mi voglio dilungare, non mi voglio annoiare con discorsi magari, diciamo, di carattere generale. Siamo qui, adesso siamo qui per incontrare voi, perché voi dovete dire a noi quali sono le vostre problematiche. Già ne conosciamo tante, gran parte, perché abbiamo fatto un incontro circa una settimana fa con i 5 presidenti dei comitati delle frazioni. E non so se c'è qua il presidente del comitato vostro, no? Lui ci ha già abbondantemente descritto quali sono le vostre problematiche della frazione. Poi c'è anche Silvano Dianin che abita a Cabianca, quindi ci ha già all'interno del partito, insomma, già raccontato com'è la situazione. La nostra volontà, ve lo dico da subito, sarà quella di non abbandonare nessuno. Non siamo abituati ad abbandonare nessuno, anche ci fosse una sola casa, l'ultima casa del territorio del comune di Chioggia, proprio al confine magari con Corezzola, ma non dobbiamo abbandonare nessuno. Tutti hanno e devono avere gli stessi diritti, gli stessi doveri, pagate le tasse anche voi, paghe scoasse anche a voi, e quindi quello che ci dicono in dialetto, detto, anche noi paghiamo e dobbiamo avere anche noi attenzione, la giusta attenzione. I progetti sono tanti, specialmente anche proprio partendo dalle frazioni, che dobbiamo dare ovviamente un segnale già dai primi 3 mesi. Vi posso garantire, qui c'è il nostro Andrea Comparato, che sta facendo la diretta, no, ecco, sta registrando, ma lo dico, vi posso garantire che non faccio la diretta perché non c'è una buona connessione, se no farei la diretta, che nei primi 3-4 mesi riusciremo a mettere in cantiere la videosorveglianza nelle frazioni del comune di Chioggia. Sappiamo che c'è un capitolo di spesa di circa 1.800.000 euro da poter spendere per installare la videosorveglianza, quindi a Cabianca, Valli, Cavanella, Sant'Anna e Calino e parte di Isola Verde. Poi vedremo anche i costi, la definizione delle telecamere, insomma ci sono tanti aspetti da valutare. Comunque la prima volontà nostra sarà quella di dare il primo segnale ai cittadini, la videosorveglianza nelle frazioni, non tanto per controllare i cittadini, perché poi magari qualcuno si inventa di dire che vogliamo creare lo stato di polizia come la sinistra è abituata a dire, ma solo perché la videosorveglianza serve alle forze dell'ordine e alla polizia locale eventualmente per cercare di acciuffare i malandrini, che in particolar modo dopo il cambio di orario che avviene verso la fine di ottobre, quando comincia a far scuro presto, insomma, ovviamente i ladri ben attrezzati cercano sempre di intrufolarsi nelle nostre abitazioni proprio in vista anche del periodo natalizio. Sanno che la gente esce di casa, fa scuro presto, quindi durante il pomeriggio, se qualcuno è a lavoro, magari ha lasciato i balconi aperti, non la finestra aperta, i balconi aperti, vedono che all'interno non ci sono luci accese e quindi decidono anche di rompere la finestra e entrare a commettere qualche furto, insomma. Ecco. Quindi questo è il primo segnale, è il primo, diciamo, impegno che ci assumiamo come coalizione di centrodestra, che l'ha detto prima bene Aldino. Avete la possibilità quest'anno, avete un'occasione storica, che finalmente abbiamo un centrodestra unito. Purtroppo nel 2016 sono state fatte altre scelte, abbiamo fatto una corsa, diciamo, divisi, da separati, non dico in casa, ma da separati, e poi alla fine abbiamo visto chi ha vinto. Il sindaco attuale si è ritrovato sindaco e aveva raggiunto il 21%, ripeto, alla prima tornata elettorale, e poi si è ritrovato sindaco, diciamo un sindaco per caso, perché poi si è trovato ad amministrare la nostra città e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Proprio oggi leggevo un articolo del Gazzettino dove evidenziavano in maniera proprio chiara la situazione disastrosa delle nostre strade. C'è gente che lamenta, specialmente nelle frazioni, che sono da più di 50 anni che non vedono un asfalto nuovo nelle strade. Mi riferisco anche a via Cazzadra a Calino, che è una via che collega poi sull'argine che arriva fino all'argine dell'Adige. Quindi noi ovviamente le frazioni, abbiamo messo anche uno slogan, le frazioni in centro, perché le frazioni, ripeto, dovranno essere considerate alla pari di Sottomarina
e di Chioggia. Chiaramente le problematiche legate alla sicurezza, legate alla viabilità, legate ai trasporti sono diverse, però ovviamente non dovete essere mai più dimenticati anche a Cabianca. Io adesso sono qui per ascoltare voi. Se volete avere delle informazioni riguardo al programma, abbiamo previsto anche nelle frazioni nuove aree di sgambamento per cani. Io sono un amante degli animali, l'ho detto, l'ho scritto, ho detto che sarei anche favorevole a costruire, insomma, fare, a realizzare il cimitero per animali. Io a casa vivo con 4 cani, penso che qui un cagnetto ci sia in ogni abitazione, presumo, a Cabianca, no? Di solito nelle frazioni c'è anche più spazio, magari, ripeto, rispetto al centro storico, quindi vedo Fabiola qua che ha il cagnetto, il barboncino in mano, quindi ripeto, sono qui per ascoltare voi adesso. Voi dovete dirmi quali sono le problematiche della vostra frazione, se posso già dare delle risposte le diamo immediatamente, perché abbiamo la fortuna comunque di avere all'interno di questa coalizione anche dei consiglieri comunali, quindi abbiamo Marcellina Segantin che è già consigliera comunale, Marco Dolfin che è consigliere comunale e poi è consigliere regionale, io parlo di comune adesso, no? Consigliere regionale o è anche consigliere comunale, quindi hanno già, diciamo, una memoria storica di quella che è la storia della nostra città, di quello che non ha fatto questa amministrazione comunale, però sono qui per ascoltare voi, perché noi siamo qua, il mio slogan è il sindaco tra la gente. Vorrei continuare ad esserlo anche dopo il sindaco tra la gente, io ho detto sarei pieno di impegni, però per quanto possibile, se il cittadino di Cabianca, il cittadino di Vaglio, il cittadino di Sottomarino, di Chioggia avrà bisogno e desiderio di incontrare il sindaco, e dopo dirò anche agli assessori, perché sarà importante fare una squadra professionale, di professionisti in base ai settori e alle deleghe, verrò io a casa vostra. La Cabianca non dovrete più fare 15 km per arrivare in comune, ma sarà il sindaco a venire da voi, ecco, perché voglio che sia così, perché il cittadino deve quantomeno, permettetemi questo termine, deve essere coccolato dalla politica anche, perché troppo spesso i cittadini hanno una disaffezione nei confronti della politica, magari anche hanno ragione, però io devo darvi anche fiducia, voi dovete tornare a votare, perché è importante andare a votare, non decidete ma non vado a votare perché intanto non cambia niente. Se avrò l'onore di rappresentarvi, di rappresentare la nostra città anche fuori dal nostro comune, se dopo i 5 anni avrò fallito, merito di essere preso a pedate nel di dietro e mandato a casa. Se invece darò risposte ai cittadini, come abbiamo già l'intenzione di darle già nei primi 3 mesi, ripeto, perché sappiamo che abbiamo la possibilità, è una questione di volontà politica e di capacità amministrativa. Abbiamo tanti professionisti dentro le nostre 4 liste, quindi non ci manca nulla per poter dare risposte a voi. Io adesso, ripeto, sono qui per ascoltarvi, se posso rispondo subito, se non posso prendo tempo, ma sicuramente mi annoto tutto e ricorderò quello che mi avete detto anche a Cabianca, come me l'avete detto a Valli e nelle altre frazioni. E però nel cimitero, qua Cabianca non abbiamo più loculi per i nostri defunti, se sì. Loculi non abbiamo più neanche quei piccoli. Usare, diciamo, ecco, che vorrebbe un po' di anche qua. C'è un cimitero grande, non avevo neanche più un posto a mettere i nostri. Questo qua è il cimitero qua dietro. Sì, sì. Perché so che hanno fatto delle. Cioè sono stati quasi con qualche tomba e è stato portato qualcuno porta, anche qui che non erano neanche stati avvisati i familiari. Era chi porta qua, però per noi altri del paese non cos'è più i loculi, più piccoli. Perché se uno, adesso io ho i suoceri che sono da levare via delle cose, sì. Io le metto, mi hanno detto il comune che le porto nell'ossario comunale di Chioggia. A me non va bene, se l'ossario ti mettevo là e siamo a posto, capito? Quello che sarebbe importante un cimitero per le persone. E qua è la prima. Questa lei è la prima che mi segnala questa problematica. E anche le pompe dell'acqua. Quando piove, sì. Dove io vado sempre sotto l'acqua, che abito qua, e l'appartamento basso qui, sempre acqua. Perché le pompe non funzionano. Non funzionano. Ecco. Si deve fare il lavoro per le pompe, anche per l'acqua. La competenza delle pompe, signore. Come? Veritas. Abbiamo incontrato Veritas oggi pomeriggio anche, proprio per capire i problemi di fognature, di
insomma, escoasse, tanto per capire, per parlare pratico, insomma, e poi anche altre questioni che riguardano le discariche abusive. Discariche abusive che ovviamente per la questione di amore per l'ambiente, di amore anche per il nostro territorio, abbiamo parlato con loro e c'è tutta la volontà anche di dover assicurare, diciamo, a chi di dovere questi che si dilettano a scaricare tutto lungo le strade, tanto i punti bene o male sono sempre gli stessi. C'è la possibilità, facendo le cose fatte bene come sono previste dalla legge, di installare anche delle telecamere provvisorie alimentate, specialmente nelle zone dove ci sono le discariche abusive. Quindi basta anche metterle a Capasco all'interno, perché qui è la zona della discarica. Ci sarebbe già la possibilità, però sempre il solito discorso, ci vuole la volontà. Allora io dico, se in una zona continuano a scaricare qualsiasi tipo di materiale, in accordo con Veritas, perché questo recupero di questi materiali, queste bonifiche, di queste discariche provvisorie, costa a Veritas intorno ai 350.000 euro all'anno. Quindi capite bene che 350.000 euro non sono pochi, no? Questi soldi qua. Quindi ripeto, se c'è qualcuno che scarica in maniera abusiva in certe zone, no, certo, è giusto. Allora, noi abbiamo qua dei bidoni che la gente da. Da fuori? Sì, da fuori. Si ferma, sì. Sera l'ho provato, io adesso è una tarda, non sono riuscito, ma ieri mo. A Pasqua anche? Purtroppo. Alle scuole lo stesso? Quindi proprio collegato al rispetto dell'ambiente, se sappiamo che lì c'è una sorta di discarica, di punto di scarico abusivo, cioè non è che puoi magari pretendere che ci sia una macchina della polizia locale di Veritas ferma. Lì si mettono le telecamere finché becchi la targa e dopo gli uffici, per quanto di competenza, provvederanno a fare quello che devono fare, insomma. Si potrebbe già fare, in base alle regole e alle leggi sul discorso della privacy, però dobbiamo dare un segnale chiaro anche a tutto il territorio, insomma. Mai più discariche abusive. Ci sono anche le guardie ambientali, i volontari che vanno, segnalano le forze dell'ordine in questi punti. Però se poi non fai niente, non è che puoi continuare ogni 15 giorni da lì a liberare gli argini, le strade, i campi. Dobbiamo fare altre scelte, insomma. Ecco, va bene la prevenzione, io sono sempre per quello di educare, rispetto, eccetera. Però quando è un continuo bisogna comunque prevedere una sorta di azione mirata, perché all'identificazione di queste persone, insomma. Nella zona di San Pietro e Tornova, presenti le camere della vendita. Quello che dico, non lo dico mai perché mi sono inventato, parlo sempre quando sono sicuro. Io non sono venuto qua a promettere, ma sono venuto qua a dire quello che possiamo fare e tutte le possibilità che abbiamo per poter fare qualcosa. Ecco, e ovviamente dobbiamo usare, ma l'ho detto dappertutto, lo sto dicendo in mille salse, dobbiamo utilizzare la tecnologia che abbiamo a disposizione. Quindi altra tecnologia che vorremmo dare ai cittadini delle frazioni, una sorta di applicazione da mettere sui telefonini, chi ha il telefonino ovviamente, per cercare di avere magari delle documentazioni, però tramite aziende esterne, studiare, fare uno studio di fattibilità per poter scaricare i certificati, insomma, capire anche per i pagamenti, le marche da bollo, queste cose qua. Però ripeto, quelle sono cose che ho già in testa, ma che sarebbe un altro segnale di attenzione verso le frazioni, perché io devo cercare di mettere in tranquillità il cittadino della frazione che è distante dal centro storico, no, dal comune, e che possa cercare di far quanto più possibile rimanendo a casa tranquillo. Ecco, questo a me interessa, salvare la vita umana. Non penso che l'abbiate capito, se qualcuno mi ha già ascoltato, anche riguardo alla viabilità interna. Dobbiamo cercare di fare una sorta di nuova viabilità, sistemando strade, asfaltando, illuminazione. La strada qua ancora è abbastanza veloce. Conosco bene questa strada. So che corrono su questo pezzo. L'asfalto è anche messo bene. Sì, quasi messo bene. Qui è messo bene, c'è un po' di illuminazione già entrando a Cabianca, c'è già l'illuminazione e tutto, quindi so che corrono. Però tutte le scelte che verranno fatte, specialmente nelle frazioni, eccomi, per non scordarmi, saranno fatte sempre e condivise con il presidente del comitato che avete eletto voi, insomma, all'interno della frazione. Perché a me, ma anche a tanti altri delle nostre, non piacciono le decisioni calate dall'alto.
Ecco, se c'è da fare qualcosa sulla frazione di Cabianca, è giusto che anche qui ci troviamo tutti assieme e decidiamo, quest'anno l'amministrazione comunale, faccio un esempio, non so adesso le cifre, ha destinato, che ne so, 100.000 euro per le asfaltature. Da qualche parte dobbiamo iniziare, no? Quindi iniziamo. Quali sono le priorità per la frazione e chi meglio di voi che vive, lavora a Cabianca sa dove sono le strade maggiormente dissestate, che hanno più bisogno, ma parlo del lampione della luce come della strada da asfaltare, come qualsiasi altra problematica che c'entra ovviamente il comune. Insomma. Da Cabianca, te lo dico subito, da Cabianca al Civè, e le montagne russe, da Cabianca, sì, sì, da sì, Cabianca sì, al Civè, a parte le curve, ma che se tutto... Le curve, sì. Poi ti ho conosci bene perché ti si de casa a Cona. Sì. Ho percorso diverse, correndo forte anche quando dovevamo andare a Corriere. È una strada provinciale, in altri territori, un po' la passione giusta, è un paese, perché dentro di questo, perché dovremmo parrocchiare qua. E la maggior parte della gente abita dall'altro lato. D'estate non ho mai visto un vigile, qualcuno deve, che venga a controllare le macchine, lì passa a 100 km all'ora, 80, 90, 100 km, ma impossibile che si sta segnalando sto tratto di strada. Sì, sì, sì. Ma non si può mettere qualcosa per limitarlo. Lì bisognerebbe chiedere al prefetto, perché solitamente ti lasciano mettere i posti, cioè gli autovelox fissi, che poi... Io non vedo non considero la polizia locale, che sarebbe alle dirette dipendenze del sindaco e comunque dell'amministrazione, come l'agente della polizia locale che serve per far cassa. Già avere una presenza sarebbe già un deterrente, insomma, ecco. Quindi odio il fatto di pensare alla polizia locale per far multe, cassa. A me interessa la polizia locale per fare controlli, prevenzione, controllare la gente, anche chi corre forte, poi cioè, anche se non hai l'autovelox, puoi comunque elevare una contravvenzione per velocità non commisurate alle condizioni del traffico, della strada e tutto. Però, ripeto, problema della polizia locale, che è uno dei 3-4 settori, uffici comunali, che è maggiormente sotto organico. Lì abbiamo un problema. Alla polizia locale, pensate che d'estate, ma non per colpa degli agenti, ma per colpa di scelte politiche non fatte, alle ore 20 chiude. D'estate parlo, quindi pensate a Isola Verde e a Sottomarina, la confusione che c'è di fine settimana, no? Ma la stessa cosa anche poi col deflusso del traffico quando tornano verso Padova, no? Poi, altro problema che abbiamo veramente da risolvere è il problema dei servizi sociali. Per noi, ma non solo della Lega, comunque del centrodestra, è prioritario anche l'aiuto alle famiglie in difficoltà. Perché dobbiamo proprio pensare in primis all'aiuto alle famiglie in difficoltà. Perché Cabianca è capace, ma purtroppo queste due frazioni che normalmente parecchia gente anziana. Sì, ecco. Grande, comunque è un problema grande quest'anno. Mancanza del dottore. Sì. Se non arrivo via lì, che ne dà una grossa mano. Vengo anche senza medico, vengo anche senza ambulatorio, gente che gli dà risposto a dirmi chi va al pronto soccorso, chi va al soccorso, gente che è un pullman ogni ora che va e la gente si trova a Chioggia, finì l'ambulatorio, non c'è più il pullman a venire a casa. O anche a questo punto, se lo vanno, se vanno, dirmi che ne da sera sta rossa mano, che avevano perso anche il dottore, che avevano perso l'ambulatorio e non so per quanto che ne resta. E per questo, per la nostra situazione, che abbiamo capace, c'è un gran danno. Perché la gente dopo non sa neanche dove andare. No. Che c'è tante piccole cose sulla frazione che sono stati dimenticati. Siamo stati dimenticati. Mi auguro. Che si fanno i ciapaioti del potere vedere la roba delle scatole e guardate. Quando dovevi venire voi altri, cioè, come ho detto prima, vengo io qua. Ecco. E non sia come tutti gli altri sindaci. Ma non so abituato a venire. Guardate, vengono due volte, tre al mese. Neanche una volta all'anno, neanche una volta. Ogni 5 anni. Ogni 5 anni di presente.
ogni 5 anni. Comunque da circa 20 anni, poco più, poco meno, governa la sinistra a Chioggia, quindi se fai due conti velocissimi. Ecco, quindi adesso non sono venuto qua ovviamente a fare polemiche, perché le polemiche non ci appartengono, a noi interessa parlare di noi, di quello che dobbiamo fare, di quello che dobbiamo garantire a voi, di quello che meritate voi. Io sono venuto qua a cercare di infondere fiducia questa sera, perché voi dovete avere fiducia. Se poi ho detto sbaglio, se poi dopo 5 anni ho fallito, dovete giustamente mandarmi a casa a pedate nel di dietro. Però ripeto, abbiamo tutta la volontà, ma tutti i candidati al Consiglio Comunale che stanno correndo, insomma, per prendere le preferenze e entrare in Consiglio Comunale, di far bene, perché ora o mai più non dobbiamo fallire, e per noi fallire sarebbe la sconfitta del centrodestra. Dopo tanti anni siamo riusciti a compattarla, tutto il centrodestra, tutti i partiti, con una bella lista civica, e dico, noi abbiamo ordini tassativi qui, permettetemi, faccio una battuta, diciamo, di ordini di scuderia, insomma, della Lega, dicono dovete star vicini alla gente, perché dovete sapere ascoltare e risolvere anche i problemi. Cioè, questo è un ordine perentorio, come lo stesso partito, il mio partito, insomma, ci dice che dobbiamo agevolare gli imprenditori, quelli che vogliono investire i loro soldi per migliorare ovviamente le loro attività, creare occupazione. Qualcuno mi ha preso in giro quando parlavo che voglio fare un parco acquatico a Sottomarina, Sottomarina o comunque nel territorio della nostra città, del nostro comune. Non c'è tanto da prendere in giro, basta andare fuori. I nostri giovani fanno 100 km per andare a Jesolo e altri 100 per ritornare, per andare a divertirsi una domenica, un sabato, un mercoledì durante l'estate. Perché noi dobbiamo essere meno, essere da meno? Noi, se riusciamo a fare un parco acquatico, e ripeto, ho già visto anche il progetto che dovrebbe sorgere in una zona, l'amministrazione comunale, quando c'è un imprenditore o una cordata di imprenditore che vuole investire, qui non stiamo parlando di costruire grattacieli come New York, qui stiamo parlando di costruire, non l'amministrazione comunale, ma gli imprenditori, un parco acquatico che crea intanto occupazione, e lì un parco acquatico è l'occupazione giovanile, quindi i nostri giovani possono andare non solo a divertirsi a casa loro, creiamo occupazioni per i nostri giovani e ovviamente tutto un volano per il turismo, che è uno dei motori trainanti della nostra città, alla pari della pesca, dell'agricoltura, perché siamo gli unici o tra i pochi che si stanno battendo e che lo faranno, il ponte sul Brenta. Il ponte sul Brenta per noi è fondamentale, perché andrà a collegare Sottomarina con le frazioni di Isola Verde in primis, perché ovviamente appena passato il Brenta siamo già a Isola Verde, con una nuova viabilità interna andremo poi a collegare anche Sant'Anna, Calino e fino a Cavanella d'Adige, perché la nostra finalità, lo dicevo prima in maniera, diciamo, diversa, ma il fine nostro è quello di creare anche la viabilità interna sempre finalizzata a dare la possibilità ai nostri cittadini di potersi muovere all'interno del territorio comunale in sicurezza, senza più o quantomeno cercare di scongiurare il più possibile di percorrere la statale Romea. Vi faccio solo un esempio: chi ha attraversato adesso il ponte sul Brenta si ricorderà che prima dei lavori, che giustamente dovevano farsi questi lavori qua, però potevano farli magari nel periodo del lockdown, quando c'erano meno macchine in giro, hanno tolto gli unici due passaggi che c'erano al lato, al bordo del ponte sopra il Brenta, no? Lì le persone, insomma, le mamme con i bambini che volevano portare i bambini lì a vedere i cavalli, anche a Calino, lì, a Isola Verde, adesso non puoi più passare con la biciclettina, devi per forza passare sulla Romea. Quindi camion, macchine, chi corre forte, chi corre piano, uno è un attimo distratto, sbanda un attimo ti prende la bicicletta di un bambino. Però io dico, se io fossi stato sindaco, sinceramente, avrei chiamato ANAS e avrei detto, ma il progetto era questo? Cioè, non potevate pensare a qualcos'altro per mettere in sicurezza i ciclisti, visto che Dianin Silvano
avrà sulle gambe migliaia e migliaia e migliaia di chilometri, che l'ho incontrato persino al Brennero, quando ero a lavoro lì al Brennero, ho visto in treno, sono salito, ho visto una bandiera del Veneto, ho guardato sotto chi c'era Silvano di Anico la bicicletta, che tornava da Monaco, da Berlino, dove eri andato? Berlino, bevere una birra a Berlino. Ecco, quindi, ecco, allora dobbiamo pensare ai soggetti deboli, e quali sono? Ciclisti, pedoni, bambini, donne, anziani. Non è possibile ovviamente avere un ponte così. Io adesso, cioè, ovviamente nei primi mesi, oltre a fare già quei progetti che vi ho detto che andremo a finanziare, sarà quello di, diciamo, intrattenere rapporti con enti esterni a quelli che sono il comune e che in un certo senso hanno comunque competenza sulla nostra città, quindi ANAS, Ferrovie, con la Regione del Veneto. Beh, qua io penso sia chiaro a tutti che avere un sindaco di centrodestra della Lega con una coalizione di centrodestra è chiaro, no, che abbiamo le porte aperte in Regione del Veneto. C'è il consigliere Marco Dolfin che ovviamente fa da apripista, però avere un sindaco di centrodestra e avere una regione di centrodestra, abbiamo una filiera diretta per finanziamenti, stessa cosa per la città metropolitana, quindi avremo le porte aperte e più possibilità anche di ottenere finanziamenti. Oltre a questo, prima il signore mi parlava degli anziani. Siamo l'unica coalizione, qua lo dico perché basta che leggiate i programmi, insomma, che ha previsto una figura professionale che tratti le fragilità, le persone fragili, quindi anziani, adulti, bambini, viene chiamato disability manager, però in sintesi, parlando in veneto, in italiano, si chiama una persona che curerà tutto il mondo della disabilità a 360 gradi. E questo avrà ovviamente rapporti non solo con le associazioni di volontariato che si occupano di disabili, di anziani e altro, ma si rapporterà costantemente col sindaco e giunta e con l'assessore sociale per trovare soluzioni. Quindi sarà proprio una figura anche che, come posso dirti, che darà attenzione solo ed esclusivamente a tutto quello che circonda il mondo della fragilità. Penso che sia, prima parlavo di aiuto alle famiglie in difficoltà. Le famiglie in difficoltà sono anche quando hanno gli anziani a casa che non sanno dove sbattere la testa.